Nelle ultime ore si è accesa una discussione intensa riguardo ai problemi di sicurezza del sommergibile Titan. La pressione estrema che si sviluppa in profondità rappresenta un pericolo imminente, tanto che un guasto potrebbe causare un'implosione istantanea. Questa è stata l'affermazione di Sunline, cofondatore dell'azienda, in seguito al ritrovamento del campo di detriti. Tuttavia, rimangono ancora molti interrogativi sulle 8 ore trascorse tra la perdita di comunicazione del Titan con la superficie e il momento in cui la nave di supporto canadese ha segnalato la sua scomparsa alla Guardia Costiera degli Stati Uniti. Non è la prima volta che vengono sollevate preoccupazioni sulla sicurezza del Titan. Nel 2018, David Lockridge è stato licenziato perché aveva sollevato delle questioni legate alla sicurezza dell'imbarcazione. In un documento legale, Lockridge aveva espresso preoccupazione riguardo al controllo di qualità e alla sicurezza del Titan, in particolare evidenziando il rifiuto da parte di OceanGate di condurre test critici e non distruttivi sulla struttura sperimentale dello scafo. Questi fatti gettano un'ombra sulle decisioni prese dall'azienda in materia di sicurezza. Tuttavia, una dichiarazione precedente di uno dei membri dell'equipaggio del Titan, Hamish Harding, scritta il 17 giugno scorso, solleva ulteriori interrogativi e offre uno spunto di riflessione. Harding, con orgoglio, aveva annunciato di unirsi a OceanGate Expeditions per la missione RMS Titanic come specialista di missione sul sottomarino diretto al relitto del Titanic. Ecco il suo messaggio. Sono orgoglioso di annunciare che mi sono unito a OceanGate Expeditions per la missione RMS Titanic come specialista di missione sul sottomarino che si immerge verso il Titanic. A causa delle avverse condizioni invernali degli ultimi 40 anni a Terranova, questa sarà probabilmente l'unica spedizione con equipaggio diretta al Titanic nel 2023. Si è appena aperta una finestra meteorologica e domani proveremo l'immersione. Abbiamo salpato ieri da St. John's, Terranova, Canada, e prevediamo di iniziare le operazioni di immersione verso le 4 del mattino di domani. Abbiamo ancora molto da preparare e da discutere. Il team del sottomarino è composto da un gruppo di esploratori leggendari, tra cui Paul-Henri Narjolet, alcuni dei quali hanno effettuato oltre 30 immersioni all'RMS Titanic dagli anni 80. Forniremo ulteriori aggiornamenti sulla spedizione, a condizione che il tempo lo permetta. Seguiremo attentamente gli sviluppi di questa rischiosa spedizione e continueremo a fornire ulteriori aggiornamenti, a condizione che le condizioni meteo lo permettano. Restate con noi per scoprire cosa riserva il futuro per il Titan e l'equipaggio che si avventura nelle profondità sconosciute. Non dimenticate di visitare il nostro canale per aggiornamenti e notizie importanti. Seguirci e lasciare un like al video non vi costerà nulla, ve ne siamo grati. Alla prossima!